In Piazza Italia a Pescara si apre ufficialmente la campagna elettorale di Carlo Costantini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le comunali dell'8 e 9 giugno del capoluogo adriatico. Nel suo primo comizio, Carlo Costantini enuncia tematiche che saranno centrali nella prossima campagna elettorale di cui parla il TG8. Siamo pieni di entusiasmo, siamo pieni di energia, siamo tutti, cioè il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la Sinistra Italiana, i rappresentanti delle liste civiche che mi sosterranno. Ci prepariamo a vivere un'avventura stupenda perché abbiamo tutti la consapevolezza delle grandi responsabilità che ci aspettano. Nel 2027 nascerà Nuova Pescara, un progetto che ho immaginato nel 2011 e che ha avuto uno straordinario consenso da parte dei pescaresi. Ora occorre una guida sapiente, prudente, lungimirante che sappia non trasformare questa operazione in un'annessione dei comuni di Montesilvano e di Spoltore, ma deve trattarsi di un'operazione che sappia valorizzare le specificità e anche le buone pratiche che in questi anni Montesilvano e Spoltore hanno saputo realizzare. È una sfida entusiasmante che dà la possibilità a Pescara di diventare la capitale del Medio Adriatico ed è un'occasione che non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire. Le aspettative della campagna elettorale, ai nastri di partenza, si accordano ai risultati delle regionali del 10 marzo, che a Pescara hanno visto in vantaggio la coalizione di centrosinistra a sostegno di Luciano D'Amico rispetto al centrodestra di Marco Marsilio, poi però risultato vincente in regione. Ma il patto per l'Abruzzo potrebbe essere ancora patto per Pescara? Il patto dell'Abruzzo ha vissuto la sua esperienza regionale. Questa è una coalizione di liste civiche e di partiti politici che nasce con un obiettivo molto chiaro, quello di preparare al meglio la città alla sfida del 2027 e soprattutto di riaprire Pescara, di voltare pagina. In questi anni i pescaresi sono stati massacrati dai semafori trappola. Pescara è la prima città in Italia per chilometri di strade in termini di sanzioni elevate ai cittadini. È una città che è rimasta ingabbiata dal traffico e dalla mancanza di parcheggi, è una città che è stata distrutta dagli alberi tagliati, hanno messo a credere ai cittadini che per ogni albero tagliato avrebbero risolto il problema mettendone due, ma non hanno detto che per ogni albero maturo tolto ce ne servono 50 per recuperare i benefici ambientali. Abbiamo le Naevi chiuse, abbiamo il Teatro D'Annunzio chiuso, abbiamo il Teatro Michetti chiuso, ossia una città completamente ferma e i pescaresi ci chiedono di riprendere insieme la corsa verso il futuro. Ad aprire il comizio di Carlo Costantini è stato Luciano D'Amico, sfidante di Marsilio alle regionali del 10 marzo e ora consigliere regionale di Patto per l'Abruzzo. Sarà un sostegno convinto, deciso, perché la campagna è parte oggi, anzi mi permetto di dire il progetto che parte oggi, che marcia parallelamente con il progetto di trasformazione anche della regione. Oggi si avvia un percorso che porterà, ne sono convinto, questa città a pensarsi in modo diverso, a esercitare in modo diverso il suo ruolo di polo attrattivo, attrattore e di stimolo per un territorio che ne ha un grande bisogno. E sono certo che Carlo Costantini, con la sua capacità di visione e la sua capacità di realizzazione, saprà guidare questa grande trasformazione che ci attendiamo.